Il capitano Victor e Jules, il maestro di pianoforte, si batteranno a duello per amore di Genevieve, la sorella maggiore di Isabelle. Tutto questo ad Isabelle sembra lontano e incomprensibile. Lei, che ha vissuto finora in un mondo di giochi e di spensieratezza, improvvisamente è costretta a guardare in faccia la realtà. Nel frattempo, l'esercito prussiano continua inesorabilmente la sua marcia verso Parigi. L'esito del duello non mi riguarda. Mia figlia, una Rostein, non sposerà mai un misero strimpellatore di pianoforte. Un simile scandalo non accadrà mai nella mia casa. Genevieve, tu appartieni a una ricca e nobile famiglia. Cerca di comprendere. Padre, madre, due persone stanno per mettere in gioco le proprie vite. E questo non mi sembra il momento più adatto per discutere sulle differenti condizioni sociali. Dobbiamo fermarli, invece. Genevieve. Tu lo sai cosa devi fare adesso, vero? Oh, aiutami, Andrea. Victor è un buon ufficiale e Jules un bravo pianista. Non deve accadere nulla a nessuno dei due. Non lo pensi anche tu, Genevieve? Mademoiselle Isabelle, c'è un giovanotto che desidera parlarvi. Grazie, Joan. Buongiorno, Isabelle. Bella giornata, vero? Jean, ancora tu? Sono sempre io e sono venuto a chiedere la tua mano. Questo non è proprio il momento di scherzare. È possibile che non ti rendi conto della gravità di quello che sta accadendo? Ti riferisci forse al duello tra Victor e Jules? Comunque, dopodomani partirete per Versailles. Come vedi, Isabelle, so sempre tutto di te. Ma come hai avuto la spudoratezza di presentarti qui? A volte non ti capisco proprio, Jean Clément. In un momento così difficile non potevo certo mancare di starti vicino. Si sistemerà tutto, vedrai. Già, si sistemerà tutto. Cominciamo a sistemare questo. Oh. Non ti sopporto più, capito? Sparisci! Non puoi trattarmi sempre così. È vero che da piccolo ero un piagnucolone, ma ora siamo cresciuti e io sono cambiato, tanto che... Tanto cosa? Tanto da avere il coraggio di fare quello che non avrei mai osato, appuntare sul tuo vestito questa rosa profumata. Ci vediamo. Appuntare sul tuo vestito questa rosa, che bella frase. Oh! Jean Clément, non sei ancora capace di camminare dritto. Torna tra qualche anno. Oh. Beh, tornerò domani. Victor, tu sei un ottimo tiratore, ma non si può mai sapere cosa può accadere in un duello. Sì, lo so. Mi dispiace per come si è comportata mia sorella verso di te. Io non sono qui per giustificarla.
Ma penso che non valga la pena di rischiare la vita soltanto per... L'esercito prussiano ha già raggiunto i sobborghi di Parigi. E credo sia meglio rischiare la vita per difendere la nostra città. È sciocco in questo momento giocarsi la pelle per una donna. Andrea, non mi batterò per una donna. Ma per il mio onore. L'onore di un ufficiale dell'esercito. Un ufficiale dell'esercito a cui è stata sottratta la fidanzata da un misero pianista. Si dice che l'amore sia cieco. E questo io sono il primo ad ammetterlo, ma quando sei tu che vieni ferito, quando il tuo amore viene calpestato, non puoi che difendere il tuo onore che è stato offeso. È l'unica cosa che ti rimane, e la difendi con tutta la forza che hai. Lo so, Andrea, sono un uomo all'antica, ma non posso cambiare. Quel giorno scoppiò un violentissimo temporale, con tuoni e lampi a non finire. La pioggia cadde per tutto il pomeriggio e la gente, rifugiata nelle case, non poteva far altro che ascoltare l'eco dei tuoni che risuonava per tutta la città. Ma nonostante la pioggia, l'avanzata prussiana continuava inesorabile e Parigi si faceva sempre più vicina. T'ho cercato dappertutto. Vuoi spiegarmi cos'è questa pazzia? Pazzia? A cosa ti riferisci? Ma sì, vuoi batterti a duello con un ufficiale dell'esercito. Se non hai mai preso in mano una pistola, come pensi di farcela? Secondo te dovrei dimenticare l'offesa? Ma che offesa? Tu hai un compito ben più importante da assolvere. O hai già dimenticato la promessa che abbiamo fatto tutti insieme l'altro giorno? È una cosa più importante, Jules. Parigini, lasceremo la città in mano ai prussiani? No! Amici, Parigi è la nostra città! Chi la difenderà dai prussiani? Forse l'esercito, i politici, i ricchi? Noi la difenderemo! No, noi! Noi difenderemo Parigi! No, noi la difenderemo! Evviva Parigi! Tu sei uno dei nostri capi, Jules, e noi abbiamo bisogno di te. Non puoi rischiare la tua vita per una donna che vive in un mondo così diverso dal tuo. Non puoi capire. Tu non hai mai amato qualcuno veramente. Un uomo fa qualunque cosa per la donna che ama davvero, così come lei lo farebbe per te. Geneviève mi ama più di ogni altra cosa al mondo. E io la amo più della mia stessa vita e sono pronto a rischiarla per lei. Jules, questa storia patetica si sta trasformando in una farsa. Perché vuoi morire inutilmente? Morire inutilmente? Vedi, io amo Parigi, vivo qui, è la mia città e sono pronto a morire per difenderla. Come per tutto ciò che amo profondamente. Non sarà una morte inutile. Victor è seriamente intenzionato a scontrarsi con Jules. Il solo modo per impedire questo duello è chiedere a Jules di scusarsi con lui. Se si batteranno, sono sicura che Jules morirà. Devi fare assolutamente qualcosa, Geneviève. Non so proprio che cosa fare. Soltanto che se Jules muore, io morirò con lui. Cosa dici? Oh! Mi stai forse chiedendo di dimenticare Jules? Mm-hmm. È l'unica maniera per salvare la vita di quei due pazzi. No! Non lo farò mai! Jules, no! Quella notte Geneviève si dirige verso la casa di Jules per dargli l'ultimo addio. Ha capito che se vuole impedire quel duello e salvare la vita a tutti e due, non dovrà mai più rivedere Jules e separarsi da lui per sempre.
Prego, mademoiselle. Grazie, Gaston. Tornerò a casa da sola, così non dovrete aspettare. Come volete, ma vi prego, fate attenzione. Genevieve, cara. Sono venuta per dirti addio. Eh? Voglio che tu rinunci al duello. No, mi dispiace, ma non posso. Jules, io sposerò il capitano Victor. Genevieve. No, non devi. Oh. Fino a ieri ero d'accordo anch'io, perché pensavo al tuo futuro. Ma da quando sono stato sfidato a duello, ho capito che non avrei mai potuto rinunciare alla donna che amo più di ogni altra cosa al mondo. E che avrei dato la mia vita, se fosse stato necessario, per il suo amore. Io ti amo, Genevieve. Jules. Guarda. Questa è la nostra città, sudicia e sporca, ma è pur sempre la nostra città, Parigi. Noi viviamo qui, Genevieve, lavorando duramente. Come vedi, è un mondo tanto differente dal tuo, ma io spero con tutto il cuore che tu vorrai vivere in questo mondo insieme a me. Sì, ma ti prego, rinuncia al duello. Questo significherebbe rinunciare a te. No, Genevieve. Ma io non voglio che tu muoia. Ma io non voglio morire. E non morirò proprio perché ti amo. Devi stare con te. Ora devi tornare a casa, Genevieve. Non puoi rimanere qui. Soltanto dopo il duello potremo stare insieme. Oh. Mademoiselle, volete tornare a casa? Gaston. Sono il vostro servitore, mademoiselle, sempre pronto al vostro servizio. Un duello. Senza la minima probabilità di vincere. Sia Jules che Genevieve lo sanno bene, ma entrambi hanno fatto la loro scelta. Si amano troppo e sono decisi a morire. Vecchio pianoforte, addio, amico mio. Stanotte suonerò per l'ultima volta. Jules ha suonato il piano per tutta la notte, fino all'alba. Ma è stata una notte di veglia per tutti. Ehi, Jules, dove stai andando? Non fare pazzie, ti prego. Via! Perché io non ho il permesso di andare con loro? Perché siete troppo giovani per assistere ad uno spettacolo come quello. Thank you.
Isabel era estremamente preoccupata perché provava per Victor uno strano sentimento, qualcosa di molto simile all'amore. Victor, oh mio Dio, ti prego, fa che si salvi. Jean, ma che diavolo stai facendo qui? Ho preparato di nascosto dei cavalli per andare anche noi al duello. Di la verità, ti piace il capitano Victor, vero? Cosa? Ormai conosco che razza di uomini ti piacciono e dato che sono il tuo migliore amico te lo posso dire. Svelta, andiamo, voglio assistere alla fine del mio rivale e poi finalmente avrò il campo libero. Jean! Forza, Isabel! Avanti, vieni! Nessuno ci vedrà qui e noi potremo goderci lo spettacolo. Allora devo procedere, non volete rinunciare al duello? Capitano Victor, volevo dirvi che non ho alcun risentimento nei vostri confronti, ma per Genevieve sono pronto a battermi con voi. Le parole sono inutili in un duello. Vi ricordo che ogni pistola è caricata con una sola pallottola. Sono convinto che sarà un duello leale come si conviene fra gentiluomini. Signori, a voi la scelta delle armi. Scegliete voi per primo. Jules, sai come si usa? Sì. Bene, signori, ha inizio il duello tra Victor Langlois e Jules Franklin. Fate 10 passi, voltatevi e mirate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di me un codardo? È questo quello che vuoi? Sì. Allora, capitano Victor, non avete ancora sparato? Tocca a voi, colpitemi! Genevieve, sei felice. Victor. Victor, ma come tu? Non ho potuto ucciderlo, tutto qui. Ti fa molto male, ti aiuto? No, ti ringrazio, ma voglio stare un po' solo. Victor. Ci vediamo alla riunione per la difesa di Parigi. Non lo scordare, Andrea, i prussiani avanzano. Quello sì che è un vero uomo. Non mi meraviglia che ti piaccia. Victor,
Isabelle, immagina il dolore che Victor prova ora che il suo amore per Genevieve è finito, perché anche il suo cuore sta soffrendo. Victor!